Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Prima di tutto mi sento in dovere di spiegarvi un attimo perché non ho pubblicato nulla settimana scorsa. Prima di tutto volevo pubblicare un video dedicato all'Olocausto per la giornata della memoria, poi però ho deciso di ricordare in silenzio, di non fare niente, neanche sui social, nessun social, insomma, né YouTube né Instagram o quant'altro. Ho deciso proprio di non pubblicare nulla, di fare proprio niente sui social. E poi perché naturalmente il professore ha deciso di anticiparmi un esame e quindi io praticamente mi sono dovuta mettere sotto per studiare per l'esame o comunque velocizzare un po'. Poi è andato bene l'esame, quindi ok, alla fine è servito a qualcosa questa settimana, nonostante io abbia esami su esami questo mese, però fortunatamente adesso ho qualche giorno per registrare qualcosa, anche se farò tutto oggi o comunque in questi giorni, perché poi, ripeto, ho sempre gli esami, ne ho altri due a febbraio, quindi ok, ma iniziamo subito. Oggi vi voglio dire i miei booktuber stranieri preferiti, perché tempo fa vi avevo fatto un video dove vi facevo vedere, vi facevo scoprire dei booktuber italiani e adesso vi voglio far scoprire dei booktuber stranieri che mi piacciono molto. Partiamo subito con Cartier de Rire, che si pronuncia così, non lo so, sinceramente. Io magari un po' capisco il francese, ma non lo so pronunciare. Lei è simpaticissima, mi sa davvero simpatica. E naturalmente non è che capisco tantissimo, però da quello che so del francese, insomma, riesco un po' a capezzarmi un po' su quello che dice, su quello che spiega. Naturalmente non riesco a leggere in francese, quindi nonostante i suoi consigli non mi sento di comprare il libro in francese, però diciamo che penso che iniziando così a seguire persone che parlano in francese, magari un giorno molto lontano, potrei seguire anche i loro consigli, non lo so, al momento non me la sento, però mi sento in dovere di consigliarvi questa booktuber semplicissima. Magari potrebbe essere un motivo in più per iniziare a imparare il francese, come lo è per me, ma io avrò molta strada da fare. Ancora tantissima, ma passiamo alla prossima. È Iris Grim, una ragazza spagnola simpaticissima. Adoro lei, la capisco di più perché lo spagnolo lo capisco di più. So anche parlarlo, un po' scriverlo, non molto scriverlo in realtà, però avendo un'amica spagnola naturalmente riesco a capirlo e a parlarlo più fluentemente rispetto al francese. Non è che io sia madrelingua spagnola adesso, perché adesso parlare un po' e capisco un po' lo spagnolo e riesco anche a scrivere qualcosa, però devo dire che sto prendendo seriamente l'idea di iniziare a leggere in spagnolo proprio per questo motivo e seguire i consigli di Iris. Però devo dire che aspetto comunque un po', perché sto iniziando a leggere in inglese, ho iniziato a già leggere in inglese, quindi vorrei prima ingranare con la lettura in inglese e poi magari prenderò seriamente l'idea di iniziare a leggere qualcosa in spagnolo. Vedremo una volta che mi sistemerò un po' un attimo le idee con l'inglese. E naturalmente un po' è grazie ad Iris, perché mi mette tantissima allegria, mi mette tanta voglia di iniziare a leggere in spagnolo e imparare meglio questa lingua. Adoro. Poi abbiamo una ragazza inglese, credo sia inglese, Lucy The Riddle, che comunque ho iniziato a seguire perché ho iniziato a leggere in inglese, quindi questa volta seriamente. E quindi grazie magari a Lucy riesco a avere qualche consiglio in più sulle letture da fare in inglese. Naturalmente non è che mi butto su fantasy, sul Signore degli Anelli in inglese, anche se l'ho già fatto, però per farvi capire che non mi butto su libri magari come il Signore degli Anelli, però
ma magari un qualcosa di più semplice, però magari seguendo i consigli di Lucy, anche per chi già legge in inglese, già più avanzato di me, può seguire tranquillamente i consigli di Lucy, tutte le sue recommendations dei libri in inglese, e essendo inglese dell'Inghilterra, magari ha anche un lessico leggermente diverso, magari dall'American English, e magari i libri che legge Lucy inglese dell'Inghilterra magari vi aiuta a imparare anche slang e quant'altro, anche come lei parla. Magari a me interessa sapere le differenze, queste differenze linguistiche che ci sono tra l'Inghilterra e l'America, principalmente Inghilterra e America. E infatti un altro booktuber, questa volta uomo, l'unico forse, sì, no, forse sicuramente, è Jess the Reader, che lui è americano, io tipo lo adoro, ragazzi, lo seguo da un paio d'anni, io tipo lo adoro, cioè mi fa schiattare da ridere tantissimo. Io adesso l'inglese sto capendo di più rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, da quando ho iniziato a seguire Jess, e tipo grazie Jess, e grazie a lui che ho iniziato a leggere in inglese, perché è stato il primo booktuber americano, o comunque straniero in generale, che ho iniziato a seguire, perché è stato lui il primo non italiano che ho iniziato a seguire. Quindi grazie Jess, a me fai morire dal ridere, grazie, mi dai anche un sacco di idee per i video. Infatti qualche volta capita che io riciclo qualche idea da Jess e io tipo adoro. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Se conoscete qualche altro booktuber straniero, comunque in generale non italiano, fatemi sapere nei commenti qual è, che sia francese, spagnolo, tedesco, quello che vi pare. Magari tedesco no, perché non capisco niente di tedesco. Magari francese e spagnolo. Fatemi sapere qualche booktuber che seguite tra Spagna e Francia, perché sto entrando in questo giro di booktuber francesi e spagnoli. Ovviamente per quanto riguarda Booktube America già seguo abbastanza, perché Jess non è l'unico tra Booktube America che seguo, però è il mio preferito tra tutti. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like. Ricordo e ripeto, fatemi sapere nei commenti quale Booktuber straniero seguite e che mi consigliate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!